Gli abiti del soprano Olga De Maio e del tenore Luca Lupoli e questa cornice, quella di Villa Pignatelli, ebbene, ci fanno capire che siamo proprio lì lì per assistere a questo spettacolo, una delle prime tappe di questi appuntamenti, luoghi storici e musica. Di che si tratta, Olga? Allora, questo effettivamente è un tour. Il primo è proprio Villa Pignatelli con questo nostro concerto, è una matinée musicale, e poi seguita dalla visita guidata e della villa, quindi come luogo storico, nonché del Museo delle Carrozze. A questo appuntamento ne seguiranno degli altri, magari Luca ti dirà le altre location. Quindi abbiniamo alla storia della nostra Napoli ancora capitale, questi bellissimi siti storici, alla bellezza della musica, del bel canto. Sì, diciamo è una delle finalità che si propone la nostra associazione culturale Noi per Napoli, che noi rappresentiamo nella qualità di rappresentanti legali e anche di artisti del Teatro San Carlo. Questi appuntamenti si snoderanno presso una serie di siti storici, diciamo quelli più significativi. Sono partiti oggi da Villa Pignatelli e poi ci sarà il 21 maggio il Palazzo Reale con lo storico Caffè Cambrinus, poi toccheremo il Teatro San Carlo, il Pio Monte della Misericordia, Palazzo Zevallos, il Palazzo Caracciolo, che è un altro bellissimo sito da valorizzare e da far conoscere ai nostri, diciamo, a coloro che seguono la nostra musica e i nostri itinerari culturali. Quindi prima di questi itinerari culturali, di queste visite in questi meravigliosi siti storici, un recital composto da tanti generi musicali, parliamo di romanza da salotto, parliamo di operetta, parliamo di canzone classica napoletana. Qual è qualche titolo del vostro spettacolo? Per quanto mi riguarda c'è un po' di tosti con Malia, Non ti scordar di me, che canteremo in duetto, e c'è qualcosa dalla Vedova Allegra di Franz Lehár. Poi avremo Musica proibita di Castaldon e poi toccheremo quello che è il genere, diciamo, napoletano però da salotto. E quindi avremo Mare Chiaro, poi avremo Palomme Notte, Avuchella e poi andremo, diciamo, all'inno della canzone napoletana per eccellenza, che io solo mio. E tutto questo, diciamo, legato sempre da un filo conduttore che è quello dell'amore. Infatti il titolo del recital che abbiamo voluto dare è Amore in musica, cioè modo di raccontare l'amore attraverso i vari generi musicali, attraverso le note, attraverso periodi storici, attraverso la musica e il canto.